Amici di Venne in TV, bentornati. Oggi siamo ad Arese, nel museo storico dell'Alfa Romeo, dove si è tenuta l'Assemblea Generale 2023 di Confida. Ci troviamo in compagnia del presidente di Venditalia, Ernesto Piloni. Ernesto, è un gran piacere ritrovarti qui dinanzi ai microfoni di VendingTV.it. Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti, è un piacere mio essere in questo straordinario museo, una location eccezionale per un'altra giornata davvero interessante. Tantissime le attività di cui si è parlato stamane nel corso dell'assemblea e da parte del presidente Massimo Trapletti, ma anche da parte tua. Abbiamo visto le attività recenti, quelle future appena annunciate, che riguardano proprio Venditalia 2024. Sì, abbiamo parlato di Venditalia nella sua storia dal 98, che ha raggiunto nel 2022 l'evento per eccellenza di successo, con un sold out che ci porterà nel 2024 a fare un evento in Fiera Milano Ro. Quindi ci spostiamo totalmente, le date sono stabilite dal 15 al 18 maggio, sembrano lontane ma in realtà non sono così lontane. Abbiamo approfittato della storicità del Museo dell'Alfa per parlare anche dei percorsi che sono stati fatti e dei successi che abbiamo capitolato. Oggi stiamo vivendo una nuova esperienza internazionale con Vending Paris, Vending Show a Parigi in collaborazione con NASA. L'evento è tra qualche settimana e lo possiamo ad oggi definire il secondo evento vending a livello europeo dopo Venditalia, che è leader ancora oggi a livello mondiale e chiaramente europeo. Avremo modo di darne poi notizia nelle prossime settimane in modo assolutamente ufficiale su vendingnews.it e nei prossimi mesi seguiremo in modo dettagliato tutte le novità relative alla nuova edizione di Venditalia, che io non lo nascondo, continuo a chiamare la fiera delle fiere del vending. Grazie, non mancheremo di comunicare con te tutte le novità, le anticipazioni e soprattutto le nuove strategie che intendiamo implementare per determinare ancora Venditalia, come la chiami tu, la fiera delle fiere del vending. Grazie a tutti. Un grande successo annunciato. Ernesto, grazie. Grazie a te Fabio e a tutti voi.